Parliamo della Kabbalah e quali sono i segreti della Kabbalah, che è un po', se vogliamo, il libro mistico dell'ebraismo, e quindi cerchiamo di capire, un attimino quali sono gli insegnamenti che provengono dalla Kabbalah. E come possiamo utilizzarli, diciamo, nella vita pratica, anche spirituale, perché ovviamente la spiritualità fa parte della nostra vita, che ci piaccia o che non ci piaccia, diciamo, anche chi dice di essere completamente ateo, comunque. Deve fare i conti con la spiritualità, semplicemente per il fatto che dovete morire, e proprio per il fatto che dovete morire, dovete entrare in contatto con la spiritualità. Fondamentalmente il concetto è questo. Probabilmente se fossimo eterni in questo corpo, perlomeno, non avremmo bisogno di una spiritualità. Invece, siccome dobbiamo lasciare il corpo in qualche modo, questo ci spinge, diciamo, ad avere a che fare con la spiritualità, mentre saluto anche Andrea Giovani. È proprio la paura della morte che, diciamo, gestisce un po', le tradizioni spirituali. Salutiamo anche Piera. Benvenuta anche Piera. Allora, parliamo un po' della Kabbalah. Intanto la Kabbalah, non è stata scritta come molti testi, come abbiamo visto anche gli Avesta dello Zoroastrismo, ma anche gli stessi Veda, non è stata scritta da un singolo autore in un momento specifico, ma è un corpo di insegnamenti che si sono sviluppati e trasformati nel corso di molti secoli. Ma d'altra parte anche la Bibbia non è stata scritta. Anzi, non si sa neanche da chi è stata scritta fondamentalmente, è un corpo di testi. Le radici, diciamo, della Kabbalah sono quelle dell'ebraismo ebraico, che risale, diciamo, a tempi abbastanza antichi, ma non antichissimi, perché le prime tracce del pensiero cabalistico, risalgono, diciamo, tra il XII e il XIII secolo, tra l'altro nella Spagna medievale. Uno dei testi cabalistici più antichi è il Sefer Yirezat, o Libro della Creazione, no? E questo risulta scritto probabilmente tra il VII o l'VIII e il X secolo, quindi intorno al 900, 900 d.C., insomma. Ovviamente però il testo cabalistico fondamentale è lo Zohar. Lo Zohar che è stato pubblicato per la prima volta in Spagna nel 1550-58, qualcosa del genere. Anche se ci sono alcune controversie, diciamo, sull'autore e quindi potrebbero essere anche in questo caso diversi autori. Comunque nel corso dei secoli poi la Kabbalah si è continuamente espansa, con contributi, diciamo, da parte di tanti maestri spirituali. Ma questo concetto vale un po' per tutti gli insegnamenti, anche gli insegnamenti del buddismo sono, diciamo, in continua evoluzione. Ogni maestro spirituale, diciamo, scrive le sue cose. Probabilmente i testi, quello che ha insegnato Buddha, gli insegnamenti di Buddha, forse erano limitati solo alle quattro nobili verità, l'ottuplice sentiero. Probabilmente qualcuno dice anche diciamo, all'impermanenza e alla visione corretta della realtà, cioè il vuoto di esistenza intrinseca. Comunque, diciamo, questi insegnamenti ricevono costantemente l'apporto di diversi maestri. E non esiste un unico corpus, sono talvolta anche insegnamenti che possono essere contrastanti. Tra l'altro, come dicevo anche ieri, né
né Zoroastro o Zarathustra, né Buddha, né Gesù abbiamo una biografia certa. Questo dovete mettere, cioè bisognerebbe metterselo in testa, cioè mentre abbiamo la biografia certa di Giulio Cesare, cioè sappiamo esattamente perché è stato scritto da storici dell'epoca, Gesù, le uniche tracce, tra virgolette, dell'esistenza di Gesù le troviamo nei Vangeli, che sono, salutiamo anche Patrizia Perotti, che sono stati scritti 100, 200, 300 anni dopo. Le uniche tracce, diciamo, dell'esistenza di Buddha lo troviamo nei primi sutra, che sono stati scritti addirittura 300-400 anni dopo. Per non parlare, ad esempio, dell'esistenza di Krishna, no? Dove nella Bhagavad Gita troviamo degli scritti che risalgono, cioè l'esistenza di Krishna era di circa 5.000 anni fa. Per cui, cioè, non pensiamo che queste figure storiche siano realmente esistite. Potrebbero essere esistite. Io non sto dicendo che non è esistito Gesù, non è esistito Krishna e non è esistito Buddha, Shakyamuni oppure Zoroastro. Sto dicendo che non ci sono delle biografie certe, quindi storicamente non è totalmente dimostrato che esistano, perché le uniche scritture sono quelle religiose che ci parlano di questi personaggi. Per cui non è detto, insomma, mentre sappiamo con certezza che Giulio Cesare è esistito e quello che ha fatto Giulio Cesare, perché storici dell'epoca hanno scritto, anche storici di diversa, come dire, provenienza, storici dell'epoca, storici successivi. Quindi questo è il concetto fondamentale, no? Noi dobbiamo prendere atto che potrebbero essere miti, ma il che non cambia le cose fondamentalmente. Ma ritorniamo alla Kabbalah. Allora, quindi abbiamo inquadrato storicamente la Kabbalah e allora, ci sono diversi concetti fondamentali, no? Se vogliamo fare un'introduzione alla Kabbalah, il punto di partenza è quello di, per comprendere, diciamo, questa disciplina che è misteriosa, profonda, renderci conto che è una tradizione mistica, è una tradizione, comunque ermetica. Il nome Kabbalah significa ricevere o alcune tradizioni la traducono come tradizione. E quali sono i concetti principali, le cose fondamentali della Kabbalah? Intanto, vabbè, la Kabbalah ha una storia ricca e complessa, come abbiamo visto, risale a circa più di un migliaio di anni fa, se vogliamo, non è antica come i testi biblici, come la Torah, ad esempio, o come altri testi, però ha comunque più di un miliardo di anni di vita circa, e si riferisce, diciamo, alla tradizione di ricevere, quindi come e interpretare le sacre scritture e i misteri divini. Quindi gli studiosi cabalistici credono che la Kabbalah fornisca una chiave per comprendere in modo più profondo il significato della vita, il significato della divinità e il significato dell'universo. Infatti, uno dei concetti fondamentali proprio della Kabbalah è l'albero della vita. È uno dei concetti centrali della Kabbalah. C'è anche un nome ebraico, albero della vita, Ex Chaim, non so come si pronuncia esattamente. Allora, l'albero della vita è un diagramma simbolico. Sembra un albero, no? Diciamo, è un diagramma simbolico, è composto da 10 sfere, in ebraico sefirot, ciascuna delle quali rappresenta, diciamo, un aspetto specifico della divinità e dell'universo. Quindi l'albero della vita mostra le connessioni tra queste sfere, le sefirot, e offre una struttura, diciamo, per comprendere il rapporto tra Dio, l'umanità e il cosmo in generale. Quindi uno degli aspetti, salutiamo anche Sara, uno degli aspetti
Bravissima Sara, salutiamo anche Pink. Uno degli aspetti fondamentali, beh, la Kabbalah poi, rispondo anche a Giovanna, la Kabbalah, anche se, vabbè, le risposte dovrebbero essere alle persone abbonate, eccetera, comunque, anche la Kabbalah, diciamo, dà tutta un'interpretazione legata alla numerologia, ai numeri. Ma i numeri sono fondamentali nella tradizione ebraica e tra l'altro anche le lettere ebraiche sono molto importanti e sono collegate anche per dire alle lame dei tarocchi. Che combinazione, gli arcani maggiori dei tarocchi sono 22, come 22 sono anche le lettere dell'alfabeto ebraico. Quindi salutiamo anche Sara. Allora, cerchiamo di capire un attimino quindi l'albero della vita, che l'albero della vita in ebraico, non so qual è la pronuncia corretta, comunque dovrebbe essere Ex Chaim, è uno dei concetti centrali e simbolici della Kabbalah, quindi è questo diagramma complesso che rappresenta la struttura dell'universo da un punto di vista esoterico, non stiamo parlando di struttura dell'universo da un punto di vista fisico. Manifesta la natura divina, quindi ci serve per comprendere Dio e quindi il percorso verso l'illuminazione, se vogliamo così chiamarlo, comunque il ricongiungimento con Dio, perché poi tutte le tradizioni spirituali, dall'induismo al buddismo, anche all'ebraismo e se vogliamo anche al cristianesimo delle origini, no? Ho fatto anche una live sul cristianesimo esoterico, che è molto diverso dal cristianesimo esoterico, che è quello che ci raccontano al catechismo, per chi l'ha fatto, insomma, o alle baggianate che racconta il prete, no? Dicendo la messa, no? Quelle puttanate galattiche, no? Che fanno parte di una favoletta. Il cristianesimo esoterico è molto più, diciamo, pregnante, no? Di misteri. Salutiamo anche Pippoli. E quindi l'albero della vita è questa mappa simbolica, è composto da 10 sefirot, che sono delle sfere, che vengono disposte verticalmente in tre colonne, e ciascuna sfera rappresenta un aspetto specifico dell'essenza divina e dell'universo, no? Quindi la sfera più alta, la sefirah, perché sefirot significa sfere al plurale, al singolare, sefirah. Tra l'altro è interessante, no, questa cosa di plurale singolare, perché ad esempio vale anche per Elohim. Elohim è plurale, Eloah è singolare. Quindi c'è questa differenza. Quindi questo ad esempio è anche interessante, no, parlare di Elohim e Eloah. Tra l'altro nella Bibbia sempre, cioè, è anche interessante dire che Yahweh non è l'unico Elohim. Sono stati presentati all'interno della Bibbia, se vedete i video di Mauro Biglino ne parla tantissimo, magari un giorno, non perché ho la competenza che ha Biglino sulla Bibbia, ma però mi piacerebbe un giorno magari fare un video sui vari Elohim biblici, che ci fanno capire che il Dio biblico, Yahweh, è uguale agli altri, cioè non è che ha più potere, più forza, è in guerra, in competizione con altri Elohim, ma ha esattamente lo stesso potere, ha esattamente la stessa forza. Quindi l'Elohim dei Moabiti, Baal Zebub, ha la stessa forza, che poi è diventato Belzebù, o Baal Fagor, che poi è diventato Belfagor. Questi Elohim, che sono Elohim dei Moabiti e Elohim dei Fenici, hanno esattamente gli stessi poteri di Yahweh. Non hanno meno potere o non sono minoritari, sono esattamente uguali. Quindi, ed Elohim è un termine plurale, non è un termine singolare. Quindi ci fa capire che è evidente che gli israeliti esaltassero Yahweh, perché era loro Elohim, no? Come dire, il mio e il loro Eloah, perché è al plurale.
come di, al singolare, come dire, il mio Eloah è meglio del tuo, il mio Dio lava più bianco del tuo, fondamentalmente, no? Ma questo vale in tutte le tradizioni. Quanto hai studiato nella tua vita? Beh, le cose che mi piacciono, sì, poi altre cose non le conosco. Tu, ad esempio, conosco pochissimo sui rimorchiatori, anche se ho un cugino che fa il tuo lavoro, cioè il comandante di un rimorchiatore, però a Savona. E quindi no, sentivo che tu lavori sui rimorchiatori, quindi, però io sinceramente, ad esempio, di quella parte lì, beh, qualcosa sui motori, sì, qualcosa sui motori, però sì. Comunque, andando avanti con il discorso, no, degli Elohim, quindi dobbiamo tenere presente che questa, diciamo, come dire, questo fatto che molte tradizioni, no, dicono la mia tradizione è meglio della tua, è un po', diciamo, secondo me rappresenta un po' la miseria umana fondamentalmente, no? Perché quando i testimoni di Geova ti dice la mia è la vera religione e un altro ti dice no, ma la mia è meglio della tua, la mia tradizione è meglio della tua, rappresenta veramente la miseria umana, rappresenta, come dire, in questo caso il bacio della morte, il canto del cigno della spiritualità. Quindi in queste Sefirot c'è la Sefirah più alta che si chiama Keter, che significa corona, che tra l'altro è interessante perché il termine corona, vedete che poi le cose si ritrovano, rappresenta anche il chakra corona. Se vogliamo, le Sefirot in qualche modo possono essere messe vicine alle, diciamo, possono essere messe vicine anche i chakra, perché il chakra più alto si chiama chakra corona, e la Sefirah più alta si chiama Keter, che in ebraico significa corona, e rappresenta la volontà di Dio, cioè l'infinito e anche l'unione con Dio, che è lo stesso concetto che troviamo comunque. Nei chakra, perché quando vogliamo far salire la Kundalini attraverso le pratiche yogiche o di altra natura, l'obiettivo è di far salire la Kundalini fino al chakra corona, perché il chakra corona rappresenta il cielo, no? L'unione col divino, quindi è l'unione tra il nostro essere umani e il divino, fondamentalmente. Quindi è molto simile, le tradizioni poi sono molto simili. Al di sotto troviamo la sapienza, un'altra sefirah che sarebbe la sapienza. La sapienza rappresenta la creatività, la conoscenza, ma anche la saggezza ed è il primo riflesso della divinità. Quindi come facciamo a sapere che una persona è diciamo, ispirata da Dio, tra virgolette, è la saggezza che una persona saggia, secondo l'interpretazione dell'albero della vita, le persone sagge sono ispirate da Dio. Il chakra corona, il chakra, sì, questo qua è quello che viene chiamato della fontanella, fondamentalmente, che poi nel buddismo tibetano, ad esempio, è unito al terzo occhio, diciamo, nel buddismo tibetano si prende un unico chakra che prende invece nelle tradizioni induiste. Cioè nel buddismo tibetano si dà enfasi a cinque chakra perché alcuni sono uniti, ad esempio il terzo occhio e il chakra corona vengono considerati come un unico chakra. E infatti nella tradizione del buddismo tibetano ci sono anche, come possiamo dire, dei colori diversi rispetto a quelli dell'induismo, ma queste, perché ogni tradizione, diciamo, poi ha la sua, come possiamo dire, alla sua interpretazione, no? Delle varie cose, però ci sono molte assonanze. Quindi noi sappiamo che una persona è, diciamo, ispirata da Dio se è saggia, e al di sotto abbiamo, la misericordia. Quindi un'altra caratteristica, diciamo, sempre espressione di Dio è la misericordia. La grazia, diciamo, divina, la generosità divina, quindi partendo da Dio, le emanazioni di Dio si manifestano attraverso la sapienza,
la creatività, la comprensione e la misericordia, che sono praticamente la comprensione, la saggezza, la misericordia rappresentano, diciamo, le emanazioni di Dio fondamentalmente. Quindi abbiamo primo chakra che è la corona, secondo chakra che è la sapienza, terzo chakra che è cioè, terzo chakra, prima Sefirah la corona, seconda Sefirah la sapienza, terza Sefirah la comprensione, quarta la misericordia. E poi dopo abbiamo la giustizia, un'altra sfera che rappresenta la giustizia e anche la severità, però, perché ricordiamoci che il Dio biblico, Yahweh, veniva definito anche come uomo di guerra, quindi, ed era comunque una delle sue caratteristiche, era comunque la severità. Poi abbiamo Tiferet, che rappresenta l'armonia, la compassione divina, ma anche la bellezza interiore. Un'altra Sefirah dell'albero della vita, che è l'eternità, che rappresenta appunto l'eterno. Poi abbiamo Hod, che è la gloria. La gloria divina, la devozione divina, Yesod, che è, diciamo, la connessione con la divinità, e poi abbiamo il regno dove viviamo noi, che è Malkut, che è l'ultima, quella più bassa, che rappresenta la manifestazione divina nel mondo materiale. E questa è una cosa interessante, no? Perché ognuna di queste sefirah rappresenta praticamente un'emanazione divina. E l'ultima Sefirah, quella più bassa, che è la Sefirah del regno, Malkut, rappresenta la manifestazione divina nel mondo materiale. Quindi questa concezione, poi io interpreto, non so se un rabbino direbbe le stesse cose, è comunque simile per certi versi anche all'induismo. Perché anche nell'induismo tutto ciò che esiste è un'emanazione divina, cioè anche una pietra, cioè Dio è anche dentro la pietra. No? Il concetto è un po' quello e lo trovo molto simile più che al buddismo, all'induismo, dove nell'induismo Dio sta anche nella pietra, solo che la pietra in sé non è consapevole di avere Dio dentro, diciamo. Ed è un po' la frase però che ripeteva anche Sai Baba, no? Sai Baba soleva dire quando incontrava una persona, diceva io sono Dio. E poi diceva, ma anche tu sei Dio. La differenza tra me e te è che io so di esserlo e tu no. Quindi qual era il significato di questa frase che diceva Sai Baba? Che secondo l'induismo, ma mi sembra di capire anche secondo fondamentalmente la Kabbalah, l'emanazione di Dio è dentro ogni essere, solo che alcuni esseri non ne sono consapevoli, quindi si mantengono questo distacco, diciamo. Poi le 10 Sefirot però sono disposte anche su tre colonne verticali, no? E ogni colonna ha un significato. La colonna di sinistra rappresenta l'aspetto femminile e ricevente di Dio. Guardate che questo è anche questa parte qua delle tre colonne a me ricorda tantissimo, diciamo, Sushumna, Ida e Pingala, cioè le tre, la colonna centrale dei chakra, e ricorda tantissimo la colonna centrale dei chakra e le due energie, maschile e femminile. Quindi, avrete sicuramente visto una rappresentazione, diciamo, esoterica del corpo umano nelle tradizioni buddiste o induiste, i chakra vengono rappresentati lungo la colonna centrale, che è quella della colonna vertebrale, dove all'intreccio, diciamo, con altre due linee, che sono l'energia maschile e l'energia femminile, no? Ida e Pingala, Sushumna è la colonna centrale, Ida e Pingala sono le due, come possiamo dire, energie, due serpentini, vengono chiamati due serpentini. Poi, diciamo, interessante che anche le Sefirot sono disposte su tre colonne verticali, quindi la colonna di sinistra rappresenta
l'aspetto femminile ricevente di Dio è caratterizzato da giustizia e severità. La colonna di destra rappresenta l'aspetto maschile generativo di Dio, caratterizzato da misericordia e grazia. Ecco, un'altra cosa molto molto interessante che ho trovato dappertutto praticamente è che il lato sinistro rappresenta sempre il lato femminile, il lato destro rappresenta il lato maschile, sempre in tutte le tradizioni. La sinistra rappresenta l'energia femminile, la destra rappresenta l'energia maschile. Sarà perché quando uno fa un incidente, dice ho avuto un sinistro, perché lo collega proprio all'energia femminile. Quando uno fa un incidente in macchina, non è che dice ho avuto un destro. Dice, ho avuto un sinistro. No, adesso qua scherzavo, però diciamo l'energia sinistra è l'energia femminile, che rappresenta anche la luna, rappresenta anche la notte, mentre la parte destra, l'energia maschile, rappresenta il sole, rappresenta la luce. E sono lo yin e lo yang, lo yin e lo yang. Energia maschile e energia femminile. Quindi abbiamo queste due versioni, abbiamo queste due versioni, diciamo, dell'energia, energia maschile e energia femminile. E poi la colonna centrale rappresenta l'equilibrio tra il maschile e il femminile, dove compassione e bellezza si uniscono alla perfezione divina. Anche nel buddismo, diciamo, la parte sinistra femminile è la saggezza, la parte destra è l'amore, fondamentalmente. Quindi l'uomo rappresenterebbe l'amore e la parte femminile la saggezza. Quindi, questa è, diciamo, l'ultima sefirà, perché se andiamo a vedere. L'ultima sefirà rappresenta, diciamo, un'undicesima sefirà nascosta che viene chiamata Eliyahu, rappresenta un'apertura, diciamo, profonda verso il mistero divino, ma questa è una sefirà nascosta. E il discorso anche dei chakra superiori, no? Anche questo è collegato, si dice che sia un chakra superiore oltre il chakra corona. Quindi poi vi sono le connessioni tra le sefirot che sono veramente molto complesse, perché oltre alle sefirot stesse ci sono delle linee che collegano le sfere e rappresentano le varie relazioni e le varie influenze tra le sfere. Queste connessioni rappresentano i flussi di energia, un po' come se dicevo fossero le cose. Comunque, l'albero della vita è un modello di ascesa spirituale, cioè le persone che praticano la Kabbalah cercano di comprendere e bilanciare queste sefirot per raggiungere l'illuminazione spirituale, cioè andando verso le sfere superiori. E attraverso che cosa? Attraverso la meditazione, la preghiera e la contemplazione, esattamente quello che fanno i buddisti, esattamente quello che fanno gli induisti. La meditazione cabalistica è una pratica centrale nella Kabbalah. Quindi qua ritorna un altro punto che io ho trovato in tutte le tradizioni, è la meditazione, che poi si può chiamare preghiera, si può chiamare contemplazione, si può chiamare come cavolo volete, però diciamo questo è il concetto fondamentale. No, l'uomo rappresenta il metodo e l'amore, il metodo perché l'amore rappresenta il desiderare la felicità degli esseri e la donna rappresenta la saggezza, cioè la saggezza non nel senso di essere la vecchia saggia, ma saggezza, nel senso di avere una comprensione corretta della realtà. Quindi l'aspetto femminile è la saggezza, l'aspetto maschile è l'amore o il metodo. Questo in tutte le tradizioni: l'aspetto maschile è la parte destra, l'aspetto femminile è la parte sinistra, l'aspetto maschile è la luce, l'aspetto femminile è l'ombra, l'aspetto
l'aspetto maschile il sole, l'aspetto femminile la luna. Allora, poi la Kabbalah lavora anche sugli archetipi, c'è anche un lavoro sugli archetipi, ci sono anche delle preghiere cabalistiche. Ovviamente ci sono anche dei maestri spirituali, no? Perché i praticanti della Kabbalah cercano la guida di maestri spirituali, che sono presenti anche qua in tutte le tradizioni, e i maestri spirituali nella Kabbalah sono i rabbini cabalistici, cabalisti, che danno degli insegnamenti, hanno una comprensione più profonda della Kabbalah e possono guidare i discepoli, diciamo, attraverso il loro percorso spirituale. Gli archetipi, diciamo, il lavoro sugli archetipi della Kabbalah è una pratica che coinvolge simboli, figure archetipiche, e gli archetipi della Kabbalah rappresentano le forze universali, fondamentalmente. Sono dei concetti simbolici che sono presenti in molte tradizioni o culture spirituali. Nella Kabbalah gli archetipi rappresentano forze spirituali che e sono l'amore, la saggezza, quindi l'amore è energia maschile, anche qua, saggezza è energia femminile, la forza, la misericordia, la giustizia. E in pratica come si lavora sugli archetipi? Il lavoro sugli archetipi coinvolge la meditazione, come nel buddismo si può meditare sulla saggezza. Come nel buddismo si può meditare, sulla visione corretta della realtà, sull'impermanenza, sull'amore, sulla giustizia. E anche nella Kabbalah, diciamo, si medita su questo. Meditare significa familiarizzarsi con una cosa. Cioè, se io medito, su un. Cioè, non è di per sé un qualcosa di positivo o negativo la meditazione, perché se io medito sulla rabbia, svilupperò più rabbia. Se io medito sull'amore, svilupperò più amore. Quindi meditare significa focalizzare le proprie idee, i propri pensieri su un'idea, su un concetto per assimilarla, per farla entrare dentro, no? Quindi, come si effettua la meditazione nella Kabbalah? Quindi si prende un archetipo, e poi ci si concentra su quell'archetipo specifico. Ad esempio, una persona potrebbe meditare sull'archetipo della misericordia per sviluppare un atteggiamento più compassionevole e misericordioso verso gli altri. Quindi questa meditazione può coinvolgere la visualizzazione dell'archetipo, la riflessione sui suoi attributi, l'assorbimento delle sue qualità, che è esattamente la stessa cosa che avviene. È esattamente la stessa cosa che avviene nel buddismo. Allora, non si medita sulla rabbia per lasciarla andare, perché se uno medita su una cosa la assorbe. Quindi, se voglio eliminare la rabbia, devo meditare sul contrario, sulla pazienza. Quindi, questo sarebbe un grave errore. In tutte le tradizioni è così. Non dobbiamo mai meditare su una cosa per lasciarla andare, ma dobbiamo meditare sulla cosa opposta. Se voglio eliminare la rabbia, devo meditare sulla pazienza. Se voglio eliminare l'orgoglio, devo meditare sull'umiltà. Bisogna meditare sempre, se voglio eliminare qualche cosa, sulla cosa opposta. Il contrario della rabbia normalmente viene definita pazienza. Quindi, ovviamente non significa che uno se prova la rabbia, però poi deve non meditare sulla rabbia, perché tutto quello su cui andiamo a meditare lo fortifichiamo. E questo in tutte le tradizioni, è presente in tutte le tradizioni. Se state a rimuginare sulla rabbia, avrete ancora più rabbia. Se state a rimuginare che ne so, sull'odio, svilupperete l'odio. Quindi la meditazione, se una persona si rende conto che ha troppa rabbia, deve utilizzare l'antidoto, cioè meditare sul suo opposto. Perché uno dei concetti fondamentali, è che la nostra mente non può tenere due concetti diametralmente opposti nello stesso tempo.
Cioè, io nello stesso tempo non posso pensare mi piace l'acqua e non mi piace l'acqua. Cioè, posso pensare magari in un certo momento mi piace l'acqua, in un altro momento non mi piace l'acqua, ma contemporaneamente, provate a pensare contemporaneamente, nello stesso istante, due cose opposte e vedrete che la vostra mente si rifiuta, proprio una caratteristica nostra della mente. Poi possiamo in un certo momento pensare una cosa e in un altro momento pensare il suo opposto. Ma contemporaneamente non si può fare, quindi se io in un certo istante o per un certo lasso di tempo medito sulla pazienza, andrò per quel tempo lì a escludere la rabbia. Se medito a lungo sulla pazienza, questa cosa la assimilo e divento familiare con questa, è come se creassi un campo di energia che esclude totalmente la rabbia. Diciamo, beh, noi siamo i nostri pensieri, non siamo i nostri, noi siamo pensieri, azioni e parole. Noi siamo i nostri pensieri profondi, siamo le nostre credenze profonde, o comunque le nostre credenze profonde ci condizionano fondamentalmente. Noi dobbiamo imparare a gestire i nostri pensieri. Noi in realtà saremmo la coscienza che dovrebbe gestire i pensieri. Purtroppo i pensieri sono pilotati da tante cose. Quindi comunque il metodo è questo. Quindi durante la meditazione cabalistica, ma che vale per tutte le tradizioni, ci si concentra su un archetipo specifico. Visualizzando l'archetipo, visualizzando gli attributi e assorbendo le sue qualità. Ovviamente gli archetipi vanno bilanciati. La Kabbalah ci insegna che gli archetipi spesso sono presenti in opposizione e quindi vanno bilanciati. Ad esempio, la giustizia potrebbe essere in opposizione con la misericordia, perché nella giustizia, la giustizia significa che non dobbiamo, diciamo, talvolta essere misericordiosi, no? Nella giustizia c'è, tra virgolette, anzi nella tradizione ebraica c'era la pena di morte anche, no? Quindi, o comunque la giustizia significa talvolta punire anche qualcuno, per cui, che potrebbe essere il contrario della misericordia, per cui una delle forme di meditazione sugli archetipi è quello di bilanciarli, cioè il lavoro sugli archetipi mira a bilanciare queste forze contrastanti affinché possano raggiungere un equilibrio armonico, no? Queste meditazioni possono comportare il riflettere su come gli archetipi si influenzano o influenzano il proprio comportamento e la propria vita. La meditazione sugli archetipi produce, secondo appunto i fautori della Kabbalah, una forma di guarigione interiore, cioè si possono eliminare i traumi, si possono eliminare i blocchi emotivi, cercando di trasformare e guarire, tra virgolette, quelle aree della vita che richiedono attenzione. Tra l'altro, volevo anche sottolineare il fatto che guarire e curare sono due cose diverse. Cioè, una persona può guarire senza cura, no? Mentre la cura teoricamente dovrebbe attuarla un medico, la guarigione non è che deve attuarla un medico. Cioè, no, perché se no poi ci dicono, vabbè, ma tu non puoi guarire. No, tu puoi guarire, cioè, se no anche Gesù che faceva i miracoli e guariva i ciechi sarebbe stato un fuorilegge, no? Oppure anche, come possiamo dire, che ne so. Padre Pio che guarisce, non è un medico, non credo che Padre Pio abbia mai preso la laurea in medicina, o la Madonna di Fatima può guarire, non è che la Madonna di Fatima o Padre Pio ti chiedono, la Madonna di Fatima o Padre Pio ti chiedono la cartella clinica e ti danno una cura per guarire, se c'hai il cancro, vai da Padre Pio, lui ti guarda la cartella clinica e dice: ma no, secondo me devi fare. No, lui ti guarisce a prescindere. Quindi la guarigione non è un fatto medico, diciamo così, no? È un fatto mistico, un fatto spirituale, una guarigione spirituale, è un miracolo, tra virgolette, cioè miracolo nel senso che non è collegata una, diciamo,
a una cura fondamentalmente, non c'è una medicina dietro, non c'è una cura, la guarigione avviene a prescindere. E ci dice Andrea Giovani, la giustizia è un po' la fede nell'universo e nelle leggi probabilistiche. Beh, sì, la giustizia è anche quello, la giustizia è fare ciò che è giusto, diciamo, no? Quindi giustizia significa anche in alcuni casi mettere in atto delle punizioni fondamentalmente, no? Perché quindi la giustizia spesso può essere in contrasto con la misericordia. E quindi nella Kabbalah si parte al bilanciamento, no? di queste cose. Bilanciando le varie sefirot, si eliminano i traumi, si eliminano i blocchi emotivi, si guarisce, si fanno un sacco di cose. Nella Kabbalah comunque si crede che il lavoro sugli archetipi, diciamo, permetta all'individuo di connettersi con Dio, con le energie spirituali. E questo è un po' il concetto, diciamo, è una pratica profonda, quella del lavoro sugli archetipi. Che può portare comunque a una crescita spirituale, come dicevo. Poi nella Kabbalah ci sono anche delle preghiere, che sono delle forme di invocazione, diciamo, che fanno parte della pratica spirituale. No, le preghiere, anche qua, sono presenti in tutte le tradizioni. Ci sono preghiere nel buddismo, preghiere nel cristianesimo, preghiere nell'induismo, recitazione di mantra. Insomma, la preghiera è un qualcosa di universalmente diffuso. Io non ho trovato nessuno, diciamo, beh, secondo la Kabbalah la giustizia non è una legge naturale, ma è una legge divina. Questo è, cioè, dobbiamo dirlo. Secondo la Kabbalah, la visione della Kabbalah, la giustizia è una legge divina. Come tutte le sefirot sono emanazioni della divinità. E quindi la preghiera è un'altra di quelle forme che io ho trovato in tutte le tradizioni, cioè non c'è una tradizione, beh no, il divino non è naturale, il divino non è naturale, perché la parte naturale è l'emanazione dell'ultima sefirot, la parte natura, diciamo, nella tradizione della Kabbalah è l'ultima sefirot, la sefirot del regno. Ma le altre sefirot non sono naturali nel senso di natura che possiamo toccare, sono spirituali, sono trascendenti, non sono naturali, tra virgolette, nel senso di natura, come viene intesa la parola natura. Quindi, tornando comunque al discorso di prima, quindi le preghiere sono delle cose che ho trovato in tutte le tradizioni e le preghiere cabalistiche sono, diciamo, hanno diverse funzioni, no? Ad esempio, vi sono le sette preghiere di Rav Amram, che sono, diciamo, delle preghiere attribuite a uno studioso, questo Rav Amram, dell'Ottocento, non del 1800, dell'Ottocento, e sono sette preghiere che compongono, che coprono, diciamo, i vari aspetti della vita, la connessione con Dio, si offrono delle lodi a Dio, delle richieste di protezione, eccetera. Vi sono tantissime preghiere, comunque, con finalità diverse. Vi sono le preghiere di ringraziamento, le preghiere che includono espressioni di gratitudine a Dio per le benedizioni ricevute, per l'opportunità di servire il divino, vi sono tanti tipi di preghiera, no? Preghiere associate al lavoro di purificazione dell'anima, che si concentrano sulla ricerca del perdono e sulla richiesta di rinnovamento spirituale. Insomma, è molto complesso il sistema, è molto complesso il sistema delle preghiere, diciamo, è molto complesso il sistema delle preghiere nella Kabbalah. Beh, questo è un po' il concetto, spero di aver spiegato qualcosa su che cos'è la Kabbalah, su come funziona, quali sono i suoi concetti principali.